16 dicembre 1987. Buonasera. Da due ore il Presidente della Corte d'Assise di Palermo sta leggendo il dispositivo della sentenza che chiude il più grande processo alla mafia mai celebrato in Italia. Un grappolo di ergastoli ha colpito tutti i capi mafia imputati. La tesi dell'accusa e le confessioni di Tommaso Buscetta vengono dunque convalidate da questa sentenza. I due pubblici ministeri, Giuseppe Ayala e Domenico Signorino, avevano del resto definito la loro requistoria un non progetto di sentenza, confermate soprattutto dalla sentenza l'esistenza e il teorema della cupola, il vertice delle cosche presieduta dal cosiddetto Papa della Mafia. Michel le Greco, condannato all'ergastolo. Ha evitato invece la condanna all'ergastolo Pippo Calò, mentre Luciano Luigio, per Luciano Luigio, la corte d'assise ha deciso in pratica di non poter procedere perché è già condannato per gli stessi reati. Condannato fra gli altri a sette anni l'esattore Ignazio Salvo, definito dai pubblici ministeri cerniera fra mafia e politica. Io ti leggerei ora l'elenco dei condannati all'ergastolo: Rosario Riccobono. Francesco Madonia, Giuseppe Lucchese, Giovan Battista Pullarà, Francesco Bruno, Filippo Marchese, Giuseppe Marchese, Antonino Marchese, Vincenzo Sinagra, nato nel 1952, Antonino Sinagra, questi sono fra i sicari, boia della cosiddetta Camera della Morte, Salvatore Rotolo, un altro killer accusato fra l'altro dell'omicidio del medico legale Paolo Giaccone. Pietro Senava, Carmelo Zanca, Bernardo Provenzano e Salvatore Rina, i locotenenti di Luciano Liggio. Pietro eh, Giuseppe Greco, e il cosiddetto super killer, l'amico d'infanzia di Mario Pressi Filippo, ucciso qualche mese prima della sentenza. E poi Benedetto Santa Paola e Pietro Vernengo. Benedetto Santa Paola considerato uno dei killer del gruppo di fuoco che il 3 settembre dell'82 in via Isidoro Carini assassinarono il prefetto Carlo Alberto dalla chiesa. Dall'aula bunker avrei concluso.